Buongiorno compagni di via, faccio questo video così al volo. Questa mattina mi sono messo a meditare, come sempre, a fare la mia pratica di Vipassana. E questa volta, malgrado ormai dovrei considerarmi un meditante esperto, così vengono definiti coloro che meditano da tantissimi anni. Invece è stato proprio quasi impossibile praticare, nel senso che la mia mente era affollata continuamente, continuamente da un'idea fissa. In realtà è un'idea che mi sta girando dentro, fuori, dappertutto, ma circa un 2 settimane, e ho anche scritto un piccolo post sul mio profilo Facebook intitolato Il giardino del corpo cosciente, perché quest'idea, come a me succede, è venuta dal nulla. E quando queste idee vengono dal nulla, ormai per esperienza lo so, e si vogliono proprio fare sentire, non è la mente così, la mente rudimentale che sta macinando quei discorsi inutili, come siamo abituati spesso a fare, ma è qualcosa che mi nasce dal profondo. E finché non lo prendo in mano veramente, diventa una voce dentro, una spinta che non trova proprio requie. Così è stato anche per l'Accademia di Scienza della Coscienza che ho deciso di far nascere, che è partita con grande soddisfazione, con grande gioia. Ebbene, questa idea è quella di creare uno spazio di esperienza di se stessi, uno spazio di gruppo, come una vera officina, proprio un'officina di sperimentazione. Ormai sono tantissimi anni che conduco gruppi di psicoterapia. Di psicoterapia ovviamente sempre bioenergetica, corporea, caratteriale, quindi toccando tutti gli aspetti fondamentalmente, e quindi anche gruppi tematici. Adesso si usa spesso così, fare un gruppo sulla paura, sul senso di colpa. Non sono più soddisfatto, non so, mi sembra che ci voglia dell'altro, non sento più che il momento di lavorare in questo modo, in gruppo. Quindi non è il momento di lavorare. Ma è una mia sensazione, ovviamente, quindi prendetela come tale, di lavorare su un tema specifico e fare un gruppo su questo tema, ma non è manco il momento di fare proprio un gruppo di psicoterapia, così com'era e com'è concepito fino ad ora. Ma qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso che dà la possibilità di poter di volta in volta viaggiare su diversi livelli di esperienza, quindi livelli strettamente esperienziali, corporei, percettivi, ovviamente emozionali, emotivi, sentimentali.
Ovviamente è importante osservare i processi mentali che accompagnano tutte queste cose, ma non intendendo questo viaggio come con le solite regole della psicoterapia, né ovviamente potrebbe essere un gruppo tipico, non so, come una classe di bioenergetica in cui si fanno degli esercizi. E questo ovviamente aiuta tantissimo a sbloccare, a sciogliere le nostre tensioni somato-psichiche, emozionali. Ma qualcosa che è uno spazio misterioso, ogni volta è un mistero, non c'è un copione. Uno spazio in cui lavorare però su percezioni anche molto sottili. E lavorare su singole parti del corpo, ma lavorare anche su esperienze che sono accompagnate dal suono, dalla musica, dall'ascolto, dalla relazione, in cui c'è ovviamente un'attenzione particolare, un ascolto molto molto profondo e molto sottile, in cui si ascoltano pure delle posture, dei lentissimi movimenti, in cui c'è il respiro presente e anche modulato, in cui l'attenzione consapevole, l'ascolto consapevole, la presenza, e quindi la pratica di meditazione nella sua essenza fondamentale, quindi nella sua capacità di attivare un testimone, attivare una presenza. È fondamentale, quindi uno spazio, ecco perché il giardino del corpo cosciente, uno spazio di proprio di un ricercatore di se stesso. E in ognuno di questi incontri non c'è un tema. Nessuno si aspetterà qualcosa, perché è da questo incontro, da questo spazio di gruppo che ovviamente condurrò secondo delle linee che sono dentro di me, ogni volta nascerà l'esperienza nuova. E parlo di uno spazio anche articolato nei giorni, quindi mi riferisco a uno spazio di lavoro di 2 giorni, un sabato, una domenica, o iniziando magari il venerdì pomeriggio, il venerdì sera per acclimatarsi. Ovviamente uno spazio residenziale dove stare insieme. E chi viene sa che lavorerà su se stesso in qualsiasi suo aspetto, insieme agli altri, in qualsiasi aspetto. E non lo potrà sapere prima, perché non è uno spazio definito, è il gruppo che lo definisce. E in qualche modo la percezione che ho di me è di un conduttore che, come un direttore d'orchestra, sente il tipo di energia che c'è tra i componenti e li guida e li conduce attraverso queste esperienze, che ovviamente hanno bisogno di condivisione e anche di elaborazione. Questa parte ha un senso.
ma non si sa che cosa accadrà, lo si scopre mentre accade. Non so nemmeno che nome dare a questa modalità di lavoro. Dentro mi è chiara, ma non so che nome dare. Ecco perché l'ho chiamato il giardino del corpo cosciente. Mi è sembrato proprio così poetico, ma la poesia, l'arte è grande conoscenza. L'arte è qualcosa che ti porta all'interno di te e ad esprimere te. Ecco. Questa comunicazione per chiedervi un feedback. Magari anche un'idea di un nome. Come potrebbe essere chiamato questo spazio? Come potrebbe essere chiamato questo tipo di gruppo in cui proprio ci si avventura di volta in volta, ogni partecipante si avventura di volta in volta alla scoperta di un territorio in questa foresta vergine che noi siamo e che siamo anche insieme agli altri, degli esploratori, è un gruppo di esploratori. Ecco. Questa è la mia comunicazione di questa volta e ve la passo così, proprio senza nessuna preparazione, ma proprio perché urgentemente da dentro di me sta nascendo questo progetto che sta prendendo anche una forma dentro di me, delle procedure. E con queste ultime parole vi saluto e aspetto un vostro feedback. Vi auguro ogni bene.